Dimmi te, Piero. Aspetta, via. Siamo con Mister Antonelli, termina partita tra Date e FBC Saronno. Saronno che mette in tasca questi tre punti che settimana scorsa erano rimasti a metà, però quanta sofferenza verso il finale. Lei, Mister, come la vede? Come te, uguale. Troppa sofferenza in finale, abbiamo fatto degli errori gravi, secondo me, nell'abbassarci tanto sulle posizioni per quanti campi avversari, e urlavo davvero come un pazzo dalla panchina per far star su da linea e non schiacciarci così tanto. Invece negli occhi dei giocatori sono venuti fuori i fantasmi del passato, tutti. E questo problema io spero di riuscire a risolverlo, ma mi devono dare una mano loro, tirando fuori la personalità, perché lì bisogna mettere personalità, perché una partita così lì era parecchiata, sarebbe stata non avrei potuto accettarlo. Un calo di sofferenza, diciamo, dal 60esimo in poi, poi è arrivato il gol che forse ha sbloccato anche un po' la situazione, ma stavano ritornando quei fantasmi del passato dove si andava a far fatica a chiudere. Assolutamente, assolutamente. Soffrivamo questa palla sopra, se viene qualcuno che tu proprio tutto per tutto. Con un pelino più di personalità, secondo me quelle situazioni lì si somigliano molto, semplicemente si riparte, si campione. Però positivo che siamo iniziati ad arrivare ai primi tre punti, adesso da qui in poi bisogna continuare con queste finali play-out. Guarda, il rigore sbagliato ci ha tolto dei punti in alcune situazioni, questa volta la fortuna ha girato da un'altra parte, perché questa nell'ultimo minuto è una fortuna, un rigore sbagliato dagli avversari. Quindi mi dispiace del finale, mi dispiace perché sono stato interpretato male, io cercavo di separare alcuni giocatori, invece è stata presa male, il nervosismo di fine gara ci sta, bisogna capirlo. Infatti quando ho capito che andava così mi sono defilato. Perché tanto quel punto